E benvenuti ragazzi e ragazzi, e bentornati in questo nuovo video. Sono sempre con il grande Mark e oggi siamo di nuovo su Pokémon Rubino Omega. Sempre qua dentro il resort lotta, nella villa lotta, per qualche lotta. Mamma mia ragazzi, quinto episodio della seconda stagione delle lotte al resort. Partiamo subito, perché voglio spaccare tutti. Quindi iniziamo col primo Pokémon che è Glemmiau. E noi ci andiamo di un bel Fendifoglia. Lunare sul Galeo sempre ad accompagnarci. E già il primo Pokémon fatto KO e metto un po' di auto focus task. Swinub. Protezione! Allora c'è la mamma che si protegge molto bene, evidentemente. Con quei cosi che chiamano perché capito, me lo scriva sotto nei commenti, ovviamente con le stelline, perché sennò magari mi potrebbero censurare il commento o varie cose. Terzo Fendifoglia di oggi, quindi mandiamo tre Pokémon a capo con la stessa identica mossa. Boom boom boom. Perfetto, passiamo a... non lo so. Elia riceve un PL e vai. Passiamo con il lotto numero 4. La stessa tipo di prima, cioè è ritornato indietro, ha cambiato Pokémon ed è venuto nuovo qua. Vabbè, non è la stessa studentessa, però vabbè. Bronzor. Bronzor. E vado di Fendifoglia. Vabbè, Fendifoglia. Io ho fatto un po' male, forse, credo. Raggio scossa. Boost sull'attacco speciale. Ok. Era un indemo di Dragartigli per vedere se fa qualcosa. Scusatemi ragazzi, sono dovuto andare a salutare un'amica di mia mamma. E quindi sono qua. Se mi confondi, c'è la mamma. Hai capito. E sto mangiando anche del cioccolato. Yeah! Brutto colpo. Sceptile. Ok, Sceptile, va bene. Visto che mi abbassi la difesa speciale, sai cosa? Metto uno che ha tanta difesa speciale. 110, 139. Ho fatto giusto a mettere Latios. Credo. Oddio, non l'ho più controllato. Raggio scossa, Latios evita l'attacco. Cioè, per dire, Psycho Shock. Bravo Latios, è così che si fa. Sì, però se non fai un cacchio, tu sei scemo. Ok, Latios, vai con un bel palla ombra. Boom. Perfetto. Bronzor, ciao. Lampent. Ok, Lampent, vado di Dragartigli. Sì, tranquillamente Dragartigli. Corpo di fuoco, c'hai la mamma brava a fare i focolari. Del contatto. Me l'ho dimenticato che Litwig, Lampent e Chandelure hanno stabilità corpo di fuoco. Come per dire a Talonflame. Ah,
Little Leo. Vai, pallombra non ha effetto. Boato. Chi mi mandi in campo? Sceptile che è confuso. Ottimo. Vabbè, io confido in Sceptile. E bravo il mio Sceptile. Dragarty, Rogodenti. Vita rossa. Un altro Dragartigli dovrebbe mandarlo KO. E infatti. Boom 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 bitch. Bitch. Mamma mia. Perfetto. Terza lotta di oggi. Andiamo a vincerla. Con Grimer. Anzi, facciamo Latios. Pum pam pum pum pam pur pum 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 pur pur pum pum pum. È avvelenato. Ah, psycho shock, ti dovrei dire ciao ciao. Bacca tua sorella, e la bacca si chiama bacca sorella. Ancora contro l'ascia e un pezzo di vita. Ah, che palle. Ah, Dragartigli non evita l'attacco. Wow. Tocca anche il veleno. Ottimo, cioè proprio ottimo. It is a good cosa. Dragartigli. Perfetto. Adesso è avvelenato per due Latios. Credo. Ghastly. Psycho Shock. Se no, di tipo veleno. Quindi, appunto, ciao. No, Latios è mio morto, Latios. Perfetto, allora io mando Gengar. Perfetto, Gengar. Skiplum, palla ombra. Boom, boom. Paralizzante, c'hai la mamma brava. Brava, ricordatelo sempre. Ah, intanto, quello dello scorso episodio... Ho perso. Quello con... No, ho vinto con quello dello scorso episodio, credo. Sì, ho vinto. Quindi, ragazzi... Per questo video è tutto, mi raccomando lasciate un bel pollice in su, commentate, condividete, iscrivetevi che ho fatto, noi ci vediamo domani con un video, piega amica, a tutti, terzo episodio, mamma mia!